Buongiorno Giusti, oggi stiamo andando sul Monte di Ragogna. Si arriva fino a Casa Rossa e si oltrepassa la Casa Rossa, si parcheggia la macchina in un bellissimo parcheggio gigantesco e poi si inizia questo bellissimo sentiero che si immerge nel bosco. Ci facciamo un giretto molto semplice oggi. Sono circa 8 chilometri, il dislivello è minimo, la giornata è stupenda, fa caldo, investiamo mezza giornata per stare un po' nella natura. Ebbene sì. Bisogna entrare vicino a questa casa. Andiamo, Shane. Per poi scendere di qua. È segnato l'8:13. Però nessuno se lo aspetterebbe mai. Cioè, bisogna passare accanto a una casa molto fiorita e si entra nel bosco. Un posto incantato, stupendo, fantastico. Perché quando faccio io i video c'è puntualmente uno che deve tagliare la legna? E le campane che suonano? E le campane che suonano. È incredibile sta cosa. Ma wow! Ci sono posti bellissimi in questo sentiero. Non si sente neanche più l'uomo con la sega. Tra un po' toglierò probabilmente anche il pezzo sotto dei pantaloni perché che caldo! Caldissimo! È successo prima del previsto. Estate! Siamo sopra il cuore, incredibile, siamo sopra il cuore e questa è la fontana dei soldati. Lo stiamo facendo, stiamo andando a vedere lo stramaledetto cuore panoramico che si vede sul monte e che tutte le volte venendo da queste parti ci chiedevamo: ma quel cuore lì come ci si arriva? E adesso ci arriviamo. E neanche a farlo apposta a finire alla festa degli alpini. Ma chi l'avrebbe mai detto che saremmo finite ad una
commemorazione degli alpini di Gemona. Cioè, una domenica potevamo beccare e l'abbiamo beccata. Siamo dovute passare in mezzo alla gente che era molto colpita, giustamente. Senti, senti come suona la banda. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo a vedere sto stoccaggio di proiettili. Ah, buon, continua. E col cazzo che vado là. No, no, non ci vado là. È tutto buio. Eccoci qua, punto panoramico. Vediamo se è vero. È abbastanza vero. Ok, abbiamo trovato un punto dove metterci a pranzo. Proprio qua, con questa vista. Adesso qui ci facciamo da mangiare e basta. La processionaria che si porta via il nostro cibo. Perfetto. A posto tu, Shane? Volevo provare la padella nuova, ma niente. Pronti per mangiare? Prontissimi? Pasta alla matriciana. E vista. E motorette in sottofondo. Tutto perfetto. Abbiamo finito di mangiare. La matriciana era ottima. Adesso continuiamo il sentiero nel bosco. Abbiamo fatto più o meno 7 km e mezzo fino adesso. E stiamo costeggiando il tagliamento che è alla nostra destra, ma adesso non si vede perché il bosco è fitto. E prossima tappa, la macchina, si torna verso casa. Siamo in modalità Shane sulle spalle perché inizia ad essere un po' stanca. Noi dobbiamo aumentare il ritmo perché chiaramente ciò che c'è scritto sul sito Kai è sbagliato. Abbiamo già fatto oltre 10 km quando dovevano essere 8 e dobbiamo muoverci perché io dovrei andare a lavorare anche. Eccoci qua, arrivate. Gli ultimi 2 km fatti super di corsa, abbiamo fatto, abbiamo camminato per 4 ore qualcosa, 520 metri di dislivello, quasi 12 km di camminata, e c'è una bella differenza tra 12 e 8 rispetto a quello che scrive il sito del CAI, però è una bellissima camminata, proprio bella. Ciao ciao!